Il bilancio è positivo, chiaramente il Covid ha influito molto anche sui i numeri dei turisti, tuttavia abbiamo tenuto un buon andamento, ma soprattutto gli spettacoli e tutto il contesto è stato meraviglioso, sicuramente da ripetersi, sperando che il Covid non ci sia già più. E comunque, ecco, diciamo che le attività sono state molto importanti, ce n'era davvero bisogno. Al di là comunque della pandemia, il turista ha potuto apprezzare anche le varie location della città, anche i luoghi storici, e quindi diciamo che tutto l'itinerario è natalizio. Quindi ringrazio la Montagna Cortonese, ringrazio l'amministrazione comunale anche negli uffici che hanno collaborato allo stesso risultato, e quindi diciamo che siamo molto soddisfatti. In un periodo così non potevamo ottenere di più. Beh, sicuramente Cortona è il luogo per elezione degli angeli, basti pensare alla nota annunciazione del Beato Angelico, ai tanti angeli che sono presenti nei quadri del Diocesano, ma anche del Mike di Cortona. E ci sono angeli anche in questo caso che hanno preceduto quelli della cristianità, basti pensare al lampadario etrusco di Cortona con le sirene che hanno le ali e che cantano una nenia che non si può udire ma che in qualche modo c'era, e che possono essere assimilate anch'esse a creature meravigliose al trapasso tra la realtà e il mondo divino. È stata sicuramente un'esperienza positiva, arricchente, abbiamo fatto un bel lavoro di squadra nonostante le difficoltà poi della pandemia che ha ripreso recrudescenza e certe volte il tempo anche un po' ballerino. Sicuramente sono stati fatti tanti spettacoli, tante iniziative, un pubblico di bambini che è stato caldamente arricchito di iniziative, e sicuramente, ecco, ci portiamo a casa una bellissima esperienza. E speriamo appunto che sia piaciuta al pubblico sia dei cortonesi che dei turisti.